Voilà, ah, facciamo già così. Dritti. Dritti, dritti per dritti. Yes! Allora, Giaga, intanto ciao, oggi siamo alla settima live che facciamo, quindi mica male, io non me ne sono nemmeno accorto in realtà. Fatto divertente. Sì, sì, alla fine ci divertiamo. Allora, che facciamo oggi? Oggi smanettiamo con Svelte. Di cui almeno io non ci ho mai avuto granché a che fare, ho visto qualche talk in giro di presentazione dell'autore, eccetera, eccetera, visto, letto un po' di robe su Twitter, ma in realtà non mi ero neanche mai preso la briga di farci un Hello World. Me too. Quindi, a grandi linee, cosa che andiamo a fare oggi? Andiamo a smanettare un pochino Svelte, che comunque entrambi abbiamo avuto diverse esperienze su altri tool per fare UI, quindi React, Angular, eccetera, eccetera. Svelte si dice di fare le cose in modo diverso, quindi non ha un virtual DOM, ma di per sé non è neanche un framework, perché è praticamente un compilatore. Quindi compila cose in modo già giusto ottimizzato e non c'è un runtime che deve eseguire questa roba in modo particolare, come invece succede con React, più Ember, Angular, eccetera. Sì, sì, quindi in teoria è ancora più leggero, diciamo, di React e di simili. Sintatticamente mi assomiglia molto a Vue, da un punto di vista di organizzazione per la realtà del progetto, ma... Ma adesso vediamo, perché... Dai, ma io partirei proprio dritto, seguiamo un attimo il tutorial interattivo, così vediamo un pochino di... Dai, vai. Com'è differente rispetto alle cose che conosciamo. Poi, se ci avanza tempo, mi piacerebbe anche provare a smettere un pochino con Supper, che praticamente è il Next.js per Svelte, quindi fa fare l'applicazione con service rendering, delle rotte per delle API e tutte queste robe, genere di cose carine a cui ormai siamo ben abituati. Ormai negli ultimi anni siamo veramente abituati troppo bene. Allora, dai, tutorial, andiamo direttamente su, cioè, direttamente dall'editor, come che si chiamano queste cose? Andiamo dritto. Allora, scusate, sto building web application, similar to the framework, proprio l'abbiamo detto, e la cosa particolare è proprio che fa tanta roba cicciona a build time, quindi non c'è bisogno di fare le stesse cose runtime, quindi sulla carta dovrebbe essere più veloce e più leggero, certo, no, non cose di cui urlare e essere super contenti, però chi se ne frega. Allora, in realtà si presenta con un file.svelte, che come dicevi, la roba che si avvicina molto al mondo view, in cui c'hanno i file.view. Che devo dire, è una cosa che mi piace un sacco questa. Quindi è una delle cose che in view mi infatti piace di più. Di avere un file custom, quindi dove puoi mettere tutto insieme, diciamo. Yes, intanto salutiamo un po' Raslan, Anna, Lorenzo e altre persone. Esatto, io non avevo visto proprio la chat. A tutti. Bene, quindi Lorenzo già ci dice che Supper non vedrà mai la versione 1.0, che verrà sostituita da SvelteKit, di cui non sappiamo niente, ma Lorenzo, assolutamente scrivi, facci sapere le cose, che insegnaci. Allora, praticamente, bella la world, vabbè, qua roba reattiva che ricompila la roba. Comunque era interessante, fa vedere. Vabbè, output CSS non c'è niente. Ma perché non c'è un CSS? Comunque, non è che compila poca roba. Cioè, dai, cerchiamo di capire fin da subito che sta succedendo. Intanto, cioè, più semplice di così non riusciva ad andarci. Maria l'aveva scritto tu. Sì. Era per vedere se si renderizzava, cioè, se si refresciava da solo. Allora, create fragment. E infatti fa solo quello, quindi crea uno Svelte Component, cioè crea un'app che estende Svelte Component. Ok, praticamente c'è sto super che gli passa this option, vabbè, in sto caso non sappiamo cosa c'è, no, non ho idea, create fragment, save, sto create fragment,
quello che fa tutto. Allora, attacco uno, quindi creo un element, lo prende da svelta, yes. E questo, secondo te, poi sarebbe interessante andare a vedere nel sorgente cosa fa sotto, ma magari un po' overkill per questa volta. Ok, no, giusto. Provo a mettere un altro, giusto? Esatto, volevo proprio fare la stessa cosa, tipo, facciamo così, diciamo una H2. B, vedere cosa succede. Allora, c'è sempre solamente un create fragment in cui dichiara nuove variabili e le popola. E, bene, allora, secondo esperimento, vediamo cosa cambia se invece li mettiamo una cosa innestata una dentro l'altra. Crea comunque... Gli mette proprio brutal, vediamo se la renderizza. No, renderizza pure giusto, quindi ok. Boh, interessante andare a capire cosa succederà poi quando si usano robe custom, perché alla fine della fiera, cioè, sta roba qua ha senso, è giusto, va benissimo. Quindi, ciao Pasquale. Bene, allora, direi che qua c'è Russo, anche Russo, l'avevo visto. Allora, dai, next, andiamo a vedere un po'. Markup, just rend some static markup isn't very interesting, c'è ragione. Quindi, ok, quindi utilizzo le variabili alla grande. Quindi, si crea, const name uguale ludo, quindi qua, vediamo nel result, beh, alla JSX, allora adesso è un pochino scomodo la grandezza perché c'ho il... Prova la risoluzione per lo streaming, quindi adesso ho riabbassato un po', dovrebbe vedersi un po' meglio, quindi ok, praticamente come JSX, yes. Easy, ok, vabbè, qui è proprio come JSX, quindi si può utilizzare JS qua dentro, perfetto. Allora, just like you can see, calibrate the control text, ok. Vabbè, anche qua questo quello che mi aspetterei è Rickroll. Top, questo mi è piaciuto. Allora, we can use collaborating inside attributes to change it to name. Ma questa, beh, questa è interessante. Quindi alt mi dice che possiamo fare Può mettere una variabile e poi cioè, allora si dovrebbe vedere la src inline e quindi se andiamo a vedere dall'inspector esatto praticamente prende la variabile, ok, una versione cioè alla React maniera avremmo dovuto fare così, diventava JavaScript e avremmo dovuto usare l'interpolation. Ma credo che sia semplicemente uno shortcut questo, perché poi immagino che internamente faccia esattamente quello che hai fatto tu. Vabbè, un attimo a vedere l'altro. Giusto. Vabbè, non me lo fa fare quello di prima, perché proprio non compila, credo. No, era su, l'ho visto io, visto si dovrebbe un po' più su, eccolo lì. Allora, è sotto la interpola lui, vabbè, non con le interpolazioni. Ok, vediamo se... Okay. No, mi sono tolto il coso. Vabbè, proviamo a rimettere roba tipo interpolazione, vedere se ce lo fa fare. Vabbè, allora, dovrebbe perché cioè, se lo fa fare di là, non vedo perché non dovrebbe farlo di qua. E, vabbè, ok, qua lo setta direttamente quella roba lì. Però mi sembra di aver capito che... l'interpolazione poi non funzionava o è solamente il syntax highlight che si sputtana? Ok, funziona, però non lo esegue, cioè dice che utilizzerà a runtime, però la roba là invece quello che c'è di prima la compilava subito, quindi lo sostituiva con la stringa esattamente. Quindi in realtà qualcosa cambia. Anche l'interpolazione della stringa la faceva runtime, a build time.
Questo è interessante. Magari c'è una roba molto cicciona per computare delle stringhe che lo fai una volta sola e poi non vuoi rifarlo. Però questo mi piace. Short analysis, not uncommon. Ah, mica, sta roba qua, se ce l'avessimo in React, mi piacerebbe un sacco. Ed è stata anche proposta in una versione di JSX non retrocompatibile, del fatto di poter fare delle robe del genere. E questo devo dire che mi piace di brutto. Perché si è rotto? Perché manca un apice, la chiusura dell'apice alla fine del Yes. Però sta roba qua è però veramente comoda. vale Perché cacchio. la Ah, sì, un'altra roba capito? che mi sono reso conto è non devi chiuderle. A differenza di React ti dà fuoco se non le chiudi. Lo so. No, però questo è veramente comodo. Cioè, quante volte fare tutte le disabled, uguale disabled. Mamma mia, carina sta cosa. Certo, niente di trascendentale, ma carina. Scrivi meno codice, che è uno dei. Allora, you can add a style type to your component. Va bene, dai, per non vedere io che scrivo roba brutta, mettiamo così. Allora, vabbè. Molto semplice, anche molto alla view maniera. Chissà se anche view è molto figo che puoi mettere tipo poi cambi preprocessor, cose, puoi scrivere sassless, stylus, altre cose. Io non ho Non mai so, fatto più, cioè oddio, ci ho giocato, ma non ho mai ma fatto niente di anch'io. te. Pire aver visto qualche video cosa. Mi sono letto la documentazione un paio di volte. Ogni volta che c'è una major release mi rileggo la documentazione per sapere come funziona. In realtà non l'ho mai usato. Allora, ok, sono Questo è scoped scope, questo un po'. elemento. Questa è una cosa che a me, per esempio, di React, il fatto che gli stili non sono scoped di default mi dà veramente fastidio. Poi, abituato ad Vabbè, Angular. ci sono mille modi di farlo. Sì, lo so, però abituato ad Angular mi dava. All'inizio ho avuto un po' di problemi perché ero convinto fossero scoped. Vabbè, Quindi. tanto come sai, io sono della parrocchia CSS in JS, quindi Lo me ne so, lo so. foto assolutamente di questa cosa. Allora, di paragrafo. No, sto vedendo la roba assolutamente sbagliata perché volevo vedere cosa succedeva nel result. Ok, quindi sì, viene computata questa stringa qua. Vediamo se è un hash del contenuto. Yes, è un hash del contenuto. Quindi. Vedi l'output del CSS. No, Cioè no, cambiando vai. scusa. Ok. Ah, quindi niente, tra comp. Sì. Vabbè, poi internamente andrà a fare il matching di questa cosa qua. Sono curioso di vedere. Vediamo se cambiando questo cambia la relazione di quello. O se cambiando, non so, tipo questo, giustamente cambia perché non può non cambiare. Però hai visto, questa roba è molto molto interessante. A livello di compilazione ti riesce a capire che non viene usata e non Si arrabbia. e non fa Ah l'output. no, non lo genera, non si arrabbia Non però. lo genera proprio. Chissà come funziona Ok. se c'hai tipo. Poi non lo so. Se fai una roba del genere, non è in grado di accorgersene. Ah, Ma class. devi mettere, a parte devi chiamare classe P senza il punto, immagino. E poi tu vuoi mettere il punto su, giusto? E così se ne accorge. Ah, no, ma quanto sono scemo, figa, perché questo stavo facendo di un tag, quindi. Siamo così, my class, quindi. Ok, my class, vediamo Sì, se ne accorge. se la generiamo, cioè facciamo my class. Oh, wow. Facciamo tipo una concatenazione, vediamo se ce la fa. Secondo me se facciamo una concatenazione con l'interpolazione non ce la fa, ma se No, però se lo facciamo, metti. guarda, tipo script. Facciamo let class uguale my class, questo funziona perché cioè, mi aspetto assolutamente che questa cosa qua funzioni. Non expect the keyword class.
Secondo me class non la puoi usare come. expected code. No, non puoi usare class come. Però cambia il nome, chiamala classe, chiamala come Ah, vuoi. Ciao Simone. c'è ragione perché una reserved keyword. Ok, questo lo becca. Vediamo se lo becca così. Cambiandolo. My class. Com'è possibile che questa cosa funzioni? Questa non dovrebbe funzionare. Ah, Probabilmente. ok. Non capisce la compila a prescindere. Esatto, non è Perché non. sicuro forse. Ah, forse perché non viene referenziato. Non lo so, stranissimo che così funziona. Ma Però. secondo me perché si aspetta che sia dinamica, prova a chiamarla con const. Cioè ci sta anche, perché se tu fai classi dinamici e poi. No, comunque no. Cioè se Però gliele cambi. comunque. Ma se gliele cambi a runtime ci sta. Cioè io definisco una variabile, poi gli cambio il nome della classe a runtime, ci sta che lui nell'indecisione comunque te la mette fuori. Perché è dinamica. Invece se è statica, non lo fa. Però non è utilizzata da nessuna parte. Ah, forse il fatto che. Ma Boh, tu la puoi non lo anche, so. cioè se tu fai così, poi puoi anche metterci, che ne so, una funzione che gli cambia il nome di quella classe, no? Lo fa diventare una classe. Ma lui che ne sa da che cosa. Cioè, allora perché fare così? Lo prende. Cioè, comunque adesso non è referenziata da nessuno e non la sta usando. Ma così non credo che tu la puoi cambiare, cioè non c'è modo, invece così tu quel class X la puoi cambiare dinamicamente a runtime. Mazza, che euristiche. Però No, vediamo io mi se. aspetterei che cioè, se fai cose strane con le classi, tipo le Sì, sai, ci sta. cioè, più che decidere, ok, la metto perché so che ti serve, in questo caso è il contrario. Qua sono sicuro che non la puoi usare, perché non è vero, perché potresti farla poi a runtime aggiungerla, però vabbè, interessante. Cioè, sono quelle robe che poi ti fanno venire domande che vai a mettere le mani al compilatore per vedere che cacchio succede. Figata. No, c'è Simone. Ok. Ok, inizia ad arrivare la roba interessante, quindi importare cose da altre parti. Ok, qua c'è già un altro nested component. Ah, così non c'è niente, figo, cioè definisci semplicemente il componente e lo Sì, importi. non esporti niente. Carina. Allora, sono curioso poi di vedere come funziona con TypeScript sta roba. Cioè, immagino che sia un po' alla. Come in Angular, cioè che alla fine è tutta roba parsata strana perché non è vero TypeScript, però se si riesce con Angular si riesce dappertutto. Allora, quindi portiamo sta roba qua, che qua si usa, ok, non c'è bisogno di wrappare niente. Yes, non viene fatto il leak dello stile. Ok. Ok, proviamo questa cosa qua, perché adesso cioè, sono tutti e due P, non viene fatto il leak dello stile perché questo stile è scope da questo componente. Vediamo che succede se lo facciamo figlio, se fa leak o meno. Vabbè, ok. Quello che mi aspettavo. Che Io no. comunque. Io sì, perché comunque cioè, è bella sta cosa, perché l'utilizzatore del tuo componente può fargli override di stile. Cioè, è una roba che ti deve piacere o non piacere. A me Sì. piace come approccio perché così eviti di dover passare giù robe del tipo style prop o robe varie. Se te l'ho dato da fuori, bene. Allora, il fatto che sia esplicito così, strano. Boh, magari sarebbe stato fico qualcosa Però, fare un però try. tu non gliene. Cioè, prova a mettergli uno stile qua, vedi che ne so, Ah, cambiagli il colore rosso. hai Giusto per ragione. vedere se fa l'override. Hai ragione. Quindi, vediamo cosa succede qua. Quindi, beh, immagino. Cosa succede secondo te? Secondo me overrà, cioè se glielo definisci Vince glielo. l'arancio? Sì, esatto. Vince l'arancio, sì. Togli gli altri invece. Togli gli altri due. Perché se non glieli definisci invece prenderà quello di sopra e ci sta anche. Infatti mi sa di sì che cos'è quella roba lì? Cos'è che c'è? La size, giusto? La 2M. Yes. Comunque, vabbè, dai. Per ora mi sta piacendo. Allora, ordinary string being served as plain text. Ok.
Ah, quindi se vuoi mettere un HTML dentro fai chiocciola HTML, strano. Esatto, infatti, quindi se io faccio così. Ok, succedono cose strane. Aspetta, Ok, però cos'è quello? questo è nel caso che. Ok, in vediamo che succede. È questo credo che sia il set d'Angelus HTML, inner HTML, no? Come era quello? Allora, yes. Ok, in che caso ti può servire una roba del genere? Quando ti arriva uno stringozzo. Quindi magari ti arriva da una roba. Esattamente il caso in cui hai detto te. Quindi o magari che ti arriva, stai facendo generazione di blog post, ce cioè l'hai markdown, li converti in stringone HTML e poi li ficchi qua dentro. Ok, non fa nessun tipo di sanitizzazione, anche perché sarebbe super costosa. E Un vabbè, po' più. mi sembra giusto che la validazione, cioè l'escaping di roba malicious, la devi gestire tu. Interessante sapere. Cosa è questa cosa qui? E mi piacerebbe sapere, com'è, tipo Cosa fa? Angular, c'è una roba simile, Python, almeno in inglese. Angular, oddio, non mi, è da un po' che non lo faccio, non mi ricordo più. No, però devi sanificare fuori, cioè c'è un oggetto che si chiama sanitizer, lo usi, ti generi un HTML sanitizzato e poi glielo metti Ah, no, non dentro. tanto per l'HTML, ma cioè, mi piacerebbe capire se puoi. Avere tu delle robe qua custom, per esempio, se c'è magari Ah, uno che fai at markdown sì. Sì, no, o. sono pipe, si scrive string, poi pipe e poi quello che gli vuoi È la mettere dopo. funzione che. Esatto. Vedi che genera questa roba, curiosità, Cosa? con l'HTML. Ma tra l'altro perché funziona? Ah, ok, perché si gli dà fuoco. Ok, vediamo cosa genera. Pam, 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 pam. Allora, andiamo sotto, sotto un caso. Sotto non c'è. Prima c'era qualcosa che era null. Chissà da che cos'è. Yes, Lo ok. scritto. Se c'è uno script, c'è da instance code. Poi no, comunque stiamo andando estremamente a sentimento a cacchio, potremmo dire delle boiate fotoniche. Quindi se c'è qualcuno in chat che se ne accorge ci punisca, così non condividiamo conoscenza sbagliata. Ah, da dove è venuto fuori sto compiler option? Ah, figata, quando cambi il tab ti fa vedere roba diversa. Dico che te lo compone così a runtime. Ah, SSR, quindi ti fa anche la versione server side già. Create SSR component. Chissà che cosa fa sto dollar string e come. Ah, Quello tra l'altro è solo quello. è HTML. Scusa, è JavaScript normale. Cioè, se ti genera la stringo, ti genera Ah, stringo per HTML. ok, mi aspettavo robe strane. Hai ragione. Vabbè. Vabbè, interessante. Cioè, mi piace vedere roba che è completamente strana e diversa. Prima ci pensavo, cioè, io sono tipo 6 anni che lavoro con React. Ok, che ho visto altre mille cose nel frattempo, però ormai mi sono abituato proprio a ragionare in un modo. Sì. Che poi vuol dire che mi sono trovato benissimo. Penso che è l'unica tecnologia che ho usato per così tanto tempo. Ok, risultato. Make and run up. Ok. Facciamo un temporary. Ok, quindi usa ora l'app webpack, cioè non fanno robe loro. Custom, almeno non credo da capire da così. Bad extension, vabbè, come quelle di Vue, mi sembra giusto. Ok, ricomparto each component in una regular JavaScript class. In ogni compagno, vabbè, ci sta. Ok. Hanno i riferimenti a Guida Galattica che ogni tanto appaiono. Ok, oh, okay. Iniziamo alla roba che rende svelte interessante. Tutta la parte di reattività che è, come dire, basata sulla mutazione. Comunque, lui si accorge di quello che potresti fare
a livello di compilazione genera tutte le cose per gestire cambiamenti. Quindi lavori come se fosse tutto reattivo, quindi che quando cambi un valore questo poi scatena change handler da altre parti, e andiamo proprio a vedere come funziona questa roba qui. Quindi qua dice, ok, credo che lì tu debba fare un click. Quindi on click. Quindi passi la funzione. End all click. Compone questo qui. Vediamo se questo già funziona. No, perché non è implementata, non fa niente. Ok. Tipo qua la parte che, ok, qua praticamente c'è una bella roba nello scope superiore. Lo cambiamo e viene letta e rirenderizza il mondo. E, intanto qua c'è già mille cose che mi passano per la testa. Ok, cosa succede quando fa sta cosa, rirenderizza solo se stesso oppure tutti i figli, o capisce quali figli sono interessati a questa roba? Però queste cose Angular le fa con Zone, che è Zone.js, che fa le magie, nessuno credo capisca tranne chi l'ha scritto come funziona. Allora, end of click. Vabbè, qua è roba abbastanza, cioè, abbastanza voodoo, perché chissà cosa succede qua dentro, tutti i metodi magici che fanno cose. Allora, non ho idea di come funziona, se usa proxy, se usa, cioè, non so neanche se quello che è generato da Svelte c'è qualche limitazione di browser con cui lo puoi usare, perché magari usa delle robe particolari. Chi lo sa vuole andare a vedere, farlo sapere alla chat, molto gradito. Ok. Cioè, comunque interessante, eh? Non c'è tutto il livello di astrazione, di state, di React, questo genere di cose. Cioè, più low level di così difficile andare. Non sono un amante delle cose custom, ma così, proprio un DSL. Queste cose proprio di React le adoro, che è JS. Però andiamo avanti. Aspetta, domani di update DOM, value component state change. Ok. Ah, questo è carino. Ok. Ok, già inizia ad essere un pochettino meno magica sta roba. Ok, allora, sta roba qua io so che si chiama, cioè, sono JS labels, che è una di quelle feature sconosciute al mondo. Ma va, questa è una di quelle feature che ci sono da sempre, però non si dovrebbero usare in generale. Servono per fare tipo il go-to in JS, che grazie al cielo non si vede. C'è in tutti i linguaggi una cosa del genere, comunque. C'è in C, l'ho visto da tutte le parti. Sì, e le poche volte che l'ho visto usare c'è scritto anche non usare, evitare di usare sta roba. Ok, double. Ok, cioè, qual è la roba interessante di questo? È che in realtà è lui che si accorge che tu stai guardando double dipende da count e ricomputa double ogni volta che count cambia. Però è anche un modo diciamo per renderlo meno magico, perché tipo in Angular tu avresti potuto scrivere, oddio no, non è vero, non potevi fare una cosa diciamo così in Angular, però sì, è tipo un tag che tu gli dici modificalo quando cambia l'altro, carino. Sì, poi boh, da capire perché, cioè, perché sei costretto a fare quello e non una cosa del genere. Perché una cosa del genere non potrebbe funzionare? Perché, allora, in questo caso, vedi, non si accorge che count è cambiata. Ma quindi, aspetta, però te lo deve, tu stampi double da qualche parte? No. Vediamo. Vediamo se si possono appendere cose così a caso. Sì. Proviamo. Zero, muore alla grande, perché probabilmente fa 0 per 2 e non riesce più a ricomputarlo. Invece se ci metti il dollaro... Esatto. Se ci metti il dollaro lo rendi reattivo. Allora, immagino... Non lo so, c'è poco da immaginare, probabilmente fa decidere a te. Guarda, se ti interessa fai così, altrimenti rischio di fare ottimizzazioni che non vuoi. Può essere. E eccetera, eccetera. Ok.
Vabbè, abbiamo imparato tante cose Sì, adesso. probabilmente comunque funziona con i tag, nel senso quella riga lì la rilancio ogni volta che decide di, per qualche motivo, che decide di ricreare tutto. Cioè, alla fine quei tag funzionano in questo modo qui. Vabbè, giustamente dice anche che, guarda, in realtà serve per quando ne è più di una volta, perché altrimenti basterebbe che lo fai inline e la computazione la facciamo quando ci serve. Ok, the character value can also run arbitrary statement. Questo è figo. Questo è figo veramente. Una specie di use effect di React. Quindi console.log is... Fai una prova, prova a mettere due righe con le parentesi graffe. Ok, tipo, beh, uno statement. Ah, ok. Cioè, voglio vedere Stavo se... pensando, boh, cioè, che esperimenti strani vuol fare. E invece perché l'hai letto la riga dopo. Ah, no, no, non Ok. l'avevo visto, scusami, no, non l'avevo visto, lo giuro. Ok, allora, beh, andiamo. Vabbè, niente di magico, cioè si fa un alert. Bene. Tac. Ok. Ok, questo è bello. E mi piace di più dell'approccio di React, perché devi mettere la dipendenza al look dello user effect e poi dentro andare a controllare. Però secondo me è meno Questo non mi simile, dispiace. cioè, credo che te lo... Prova a mettere un'altra variabile, secondo me te lo chiama comunque a priori. Nel In che senso? senso che se tu c'hai due variabili, torna a quello di prima che faceva il log, che senza l'if, così lo facciamo sempre. Ctrl Z. Funziona con un Z. No, scusa, era sempre lo stesso esercizio. Beh, cosa che volevi vedere? Metti quello. Ok. Ok, poi però crea un'altra variabile che si chiama Pippo e modifica Pippo invece che modifica. Sì, magari togliamo la. Esatto. Vabbè, ascolta, facciamo così allora. Lette Pippo, qua facciamo Pippo, vediamo se cambiando Ok. count si rifà Pippo. No, è in grado di capire che... Beh, anche se no, cioè, no, non avrebbe senso, sarebbe come avercela così, se no. Ah, cazzarola! No, perché così te la chiamo. Se invece Però metti... questa no, è eseguita una volta sola, eh? Sì, perché è seguito all'inizio quando fai lo script. E ci sta. Ah. Invece di mettere... Però io pensavo che comunque te lo chiamasse. Invece no, probabilmente fa magie dentro, si accorge che... Perché si è accorta che non c'è una dipendenza su sta roba qua. Quindi fa belle magie. Ah, carino. Ok. Scusa Lorenzo, non stavo guardando la chat, quindi non mi sono accorto che ci stavi dando una soluzione. No, è che diceva che ti eri dimenticato di mettere il prima di stampare anche il doubled. Ok. Ok, carina, le cose, mi piace. Vediamo se c'è giustisce anche else. Yes. Vabbè, immagino gestisce anche gli else senza provarci. Ok, svelte l'activity string by assignment. Ok, ah, interessante questa cosa. Non è in grado di capire che stai cambiando in place qualcosa, ma vede quando stai segnando sta cosa. Ok, mi torna. Perché a livello poi di, beh, quando a livello di compilazione guarderanno l'AST del codice di cosa viene mutato o cosa no segnato, anche se, boh, strano, boh. Cioè, se sei in grado di vedere questa cosa qua, sei anche in grado di vedere questa Beh, cosa qua. no, perché ti ricordi da quello che ti dicevo io con set state, credo che l'assegnamento cambi i puntatori o comunque cambia qualcosa all'oggetto originario.
proprio a livello basso livello di JavaScript, quello invece il puntatore rimane uguale, cambia solamente il dato. Sì, sì, ma parlo proprio a livello ancora diverso, a livello di analisi statica del codice. Cioè, se riesci a capire che stai riassegnando number, qua dovresti anche riuscire a capire che stai modificando number, perché push è una roba di number. Però, beh, non facciamoci pipponi per questa roba qua. Ok. Quindi, però, qua dice che sta cosa funziona. Vabbè, tanto sta roba qua non fa niente. Sta cosa funziona... perché stiamo riassegnando cosa se stesso. Ok, qua dice ok, la cosa più idiomatic di farla di svelte è fare uno spread e aggiungere il coso così. Vediamo se sì, numbers.concat non è più uno. Dovrebbe funzionare uguale perché quello che importa è l'assignment. Yes, you can assume a part to replace pop shift and shift splice. Ok, è interessante che questo, che comunque qua c'è una interessante che questo lo giusto proprio la simple left one viene updated var o must appear on the left and salvo an assignment. Ok, sì, è proprio è tutta una questione del c'è l'uguale, c'è un'operazione di assegnazione. Quindi you want updated reference unless you follow. Questo non l'ho ben capito, ok, perché qua sta facendo fu uguale object.foo. Ah, ok, questo non sta puntando a object.foo barra, perché non stai... Ah, ok. Questo non sta puntando a object.foo.barra. Se poi facciamo sotto object.object, lo aggiorna. Mamma mia, un po' malata come cosa. Sì, infatti. Ok. Props, ok, si chiamano props per renderci contenti. So far we have divx, così è lui di internal state. Ok. Bello, figo. Questo just like this may feel a little word of fear, no, it's fine. Ti dirò. Questo è bello. Megarba. ok. Cazzo... Pulito e deve essere anche molto molto bello quello in TypeScript, perché alla fine qua ci avresti tipo una roba così. È bello, però proviamo con VS Code magari, dai, dopo che finiamo sto giro. Yes, ok, ma ci saranno le funzioni. Ah no, okay. Ok, default value, vabbè, ti direi grazie al cazzo perché perché lo stai usando, però... Se non glielo passi. Se non glielo passi. Ok. Ok. In other second component with data answer. Vabbè, ok. Vabbè, l'abbiamo già visto. Interessante. If you have the property, you can spread and the component server. Okay. Allora. Sto pattern nel mondo della React è stato usato e abusato alla grande, quindi specialmente... Ma io sono anni che non lo faccio perché diventa un cinema da debuggare. Però, vabbè, esattamente la stessa roba di React. Ma a me questa cosa non spiace, cioè, in alcuni casi non mi spiace per niente fare così. Guarda, c'erano situazioni in cui c'erano... Tu ti sei saltato il periodo higher order component di React, in cui ti trovavi delle robe che si wrappavano 100 volte uno dentro l'altro, usando lo spread così, e si facevano override a vicenda delle chiavi degli oggetti. Ah, vabbè, ok, in quel caso ho capito. delle robe da debuggare, guarda, da vomito. Ok, però, cioè, mi torna esattamente quello che fa, funzionerà anche allo stesso modo che puoi fare override così, vediamo, version uguale my version, esatto, e mi aspetto il contrario, che se lo metto prima vinca lo spread.
Esattamente, esattamente. You need to reference all the props. Ah, ok. Aspetta, secondo me sto capendo. Allora, if you need to reference all the props that were passed into a component, including what when declared with export. Ah, ok, quindi, ok, quindi se arriva roba custom prop uguale ludo, questo non è dichiarata qua, Sei però possiamo bloccato. Ah. fare. Mi vedi adesso? A Sì, posto? ti eri Ok, ho bloccato. fatto così, ho fatto un'aggiunta a una custom prop ludo, e qua non esiste, quindi da quello che ho capito si può referenziare così, props Ah, ok, ho capito. punto custom prop. Però devi esportarlo. E no, il punto è proprio quello, dice. No, dice devi esportare. Aspetta. You can do it. It's not a recovery, it's difficile. No, Ah, ok, no, scusa. è No, no. proprio per. A parte che non mi sta funzionando. Devo fare un JSON Stringify di dollaro props. Sì. Ricordatevi che compila, non legge. Custom prop. Ah, okay. Dai un occhio di più alla chat, perché ogni tanto leggo delle risposte che ci stanno cercando di aiutare, ma le leggiamo 10 minuti dopo. Eh sì, l'ho letto pure io dopo. Ma no, Aspetta, ma non è quello, ci refresh arrivano, questa perché da pagina, YouTube arrivano dopo, ricordo, dice, noi abbiamo un va bene. Ah, lag di 40 secondi, un minuto, sempre. mannaggia. Sì, Quindi, allora, tipo, facciamo così. la Passiamo anche. XX uguale ludo. Quindi voglio accedere a questa XX. Avevo ragione a pensare che puoi fare così. Props. Okay. Ah, esiste perché mi fa più bello il object. Esatto. L'avevo Ah, scritto ok. sbagliato probabilmente prima. Ok, quindi puoi passare cose che non hai dichiarato. Boh, mi viene anche da pensare, chissà come funziona roba che. Non lo so. Perché comunque. È interessante questa cosa, che tu puoi avere tante robe che ti vengono passate giù senza che tu lo sai a priori. Ok. Vabbè, interesting. Logica. No, queste robe qua, questi Questo sì. DSL qua mi fanno vomitare. Sì, Cioè, ma a me se riesci, la... Eh? figa, se riesci a compilare una roba dentro una graffa. Ma perché cazzo non riesci a fare un if e devi fare questi DSL qua orribili che devi impararti una sintassi nuova? Sta roba non la sopporto questa. A me mi sembra di tornare ai tempi in cui facevo Flask, che con queste cose qui. Ma Sì, mai ma c'è piaciuto. anche handle bar jade pug, cioè veramente Quanto roba. Oh, aspetta, mi si è staccata la webcam. sono? Sono 7-8 anni fa ormai. Ah, c'è la webcam che ha deciso che non gli piaccio più. Aspetta un secondo. Very fresh. Boh, mi sa che faccio un refresh, che io. Ah, ok, se l'ha staccata, ho dovuto rifare start cam. Allora, va bene. Quindi, vabbè, abbastanza semplice l'approccio. Eh? Cioè, if, cioè, poi che sia semplice non vuol dire che non faccia schifo. Tra l'altro, parte col cancelletto, si chiude questa cosa. Cosa? Però, vabbè. Ok, vabbè, Sì, un po' qua abbastanza semplice. bisogna capire se c'è l'autocompletamento su VS Code, perché Allora, ci beh, cambia la vita. sì, sicuramente. Cioè, tipo dici di user login, una roba così. Cioè, me lo auguro fortemente, E se no comunque, da allora, galera. Alessandro ci dice che però non c'è ancora arrivato nella chat, effettivamente dice, però React non è che cambia tantissimo il conditional rendering.
Però dipende, cioè se lo fai con la ternaria, c'è cioè punto interrogativo, due punti, ci sta che non si capisce No, no, niente. ma su quello c'ha assolutamente ragione lui. Infatti dico, ma perché nessuno si è preso la briga di fare un if come si deve? Perché mi piacerebbe averlo al posto del ternario. Tra l'altro che ridere i primi momenti di React in cui c'era gente che si improvvisava a fare i pacchetti con i componenti if che avevano i peggio bug che non compilava più niente. Vabbè, non andiamo. Me ne sono Allora, persi quei momenti. CNET condition if... Ok, interessante, perché tanto sono esclusivi. Interessante che cambia sempre la sintassi. Allora, apri con cancelletto, poi due punti e poi chiudi con slash. Vabbè, ho imparato. È perché volevano fare concorrenza ad Angular, che ce n'è 400 diverse. Ah sì. Allora, io devo... Comunque sì, certo, solo perché poi nei fatti 5, basta, il tuo cervello funziona così, se lo ricordi. Le prime sportellate in faccia, poi te le ricordi. Comunque, ok, va bene. Abbastanza semplice anche questa cosa qua. Ok, else if funziona uguale. Ok, loop. Iniziamo a vedere robe interessanti. Conic. Beh, qua fare map vince a mani basse proprio. Non è neanche da discutere sta cosa. Ma sì, dai, each, cioè, tanto non mi piace, perché tipo, each, non so, avrei preferito una roba tipo cat, off, cats, una roba così. Vabbè, each, cats, scat, vabbè, un oggetto, cats. Mi sa che quella di Go ha lo stesso, no, il rendering di Go c'ha, il template di Go c'ha la stessa sintassi. Oddio, non so. Ok. Alessandro dice, non mi cazzi. Comunque anche Vue può essere usato così, con HTML stile e JS in un unico file. La differenza vera sta che è svelta e dice so. Sì, ma infatti sintatticamente mi assomiglia tantissimo a Vue. Vue però c'è un tag HTML, giusto? Ah no, template si chiama quello dell'HTML, vero? Ok, allora beh, incarichino questo Cosa? che ti fa fare Ah, lo spread, lo... deconstruction qua. Bello. Questo è un bel tocco di user experience. Nplace, ktt, catname, ok. Ah, ok, aspetta, c'era una roba che non ho visto. C'era che puoi fare Ah, per prendere l'index. ok, esatto, puoi prendere l'index. Ok. Bello. Allora, key page block. Each thing. Ok, questo dobbiamo leggercelo perché non capisco. By default, when you modify the value of each block, you add the remove at the end of the block. It's here to show. Click the remove for a few time and nothing. Things component. Questa Ok, roba mi sembra. non ho capito una mazza. Ok, Credo test che sia verde, una. auto figurato. È un'ottimizzazione tipo la key in React. Oddio, che React è obbligatorio. Però. Ah, ok. Perché noi siamo oggi da sticky, that is a map internally. Allora, che il do things is still things it. Angular c'è la stessa cosa, tu gli puoi dare una referenza che gli specifici, che sono gli specifici, cioè, si prende semplicemente l'ID del coso per farlo andare un pochettino più veloce quando renderizza. E poi ti fa la stessa cosa che ti fa React, cioè se tu gli dai due key che hanno lo stesso ID. Si dà fuoco con la benzina. No, perché ti dà fuoco te li renderizza uguali, penso che siano lo stesso componente, non ottimizza, non fa. Che non fa male. Allora, await block. Ah, Ecco, questo è figo. questa Questo è idea. figo. Ok, ma perché si attiva la synchronous start some point? To await, valeva fare directing your markup. Ok, questo è figo. Vabbè, qua. Questa è una Stavo promessa. venendo male.
Enterprises. Let's run down under. Mazza, che robe strane che devi fare, però. Ah, ok, no, semplicemente per rifarla e la riassegna quello. Ok. Cosa va che random number? Non l'ho visto. Un attimo, sì. Prende... Ah, ok, fa un fetch. Ok, capito. Ma perché, sai, per fare un numero randomico non mi aspettavo una wait. Sembra un po' strano. Bello anche questo, che gestisce lui la cosa di race condition. Vabbè, in realtà è... No, cioè, in realtà è quasi ovvia sta cosa, perché comunque se tu stai referenziando l'ultima stata dichiarata, non potrebbe mai generarti il risultato di quella precedente, non avrebbe senso. Interessante comunque. Ok, vediamo un attimo. Wait, promise, and number, che c'è? Ok, beh, non va mai in errore, eh? Ok, sì. Okay. Ma ti dirò, questa sintassi mi piace. Cioè, mi è un po' strano capire come la potresti esternalizzare, perché comunque è molto legato al markup questo, però è figo. Wait, promise, and value. Sì, è un po' strano, però sì, Ok, anche questo è comodo. Che puoi fare? Ah, non lo renderizza. Okay. Vediamo cosa succede quando va in errore, perché questa API andava random in errore. Non esplode male, a quanto pare. Semplicemente c'è un catch che non è mai gestito, non fa caso. Ah, ok. Però sostituisce quello che c'era già da prima, giustamente, perché non serve più. Questa roba qua è molto interessante. Ok, a fixed scenario you can listen to any event of an element with a on directive. Ok. Ok. Vabbè, questi sono tutti i vari cosi, cioè, del browser, quindi è giusto che sia così. Adesso la renderizzo, cioè se vai fuori, non so, mettici un P solo davanti, giusto per... Che senso? No, nel senso qua, sì, vabbè, no, intercettato solo dal div che c'è lì con la cosa. Sì. Era ovvio, però. Ok, you can also declare event sentence in line. Oh, figo. Ma perché dentro una stringa? Perché? questo è tipo angolo. No, lo sappiamo perché. Lo sappiamo perché l'abbiamo visto prima. Perché se lo fai dentro la stringa, puoi farla compile time. Cioè, non toglie che mi fa schifo. Guarda, Angular c'è sta cosa, c'è stato un periodo in cui lo usavo tantissimo, non si capiva niente. Quando lo imparavo, mi divertivo a fare tutto online, tutto in HTML. Sì, il fatto è che comunque questa roba qua mi aspetto che col plugin dell'editor funziona tutto, dovrebbe funzionare TypeScript, autocompletamento, sintassi, eccetera. Quindi è veramente roba... Non so perché, ma la roba con la stringa mi urta. Allora, take a smart are optional, but adesso ti can light in zone. Ah, ok, quindi in realtà non sei costretto a farlo. Vabbè, sta roba qua è proprio una leggenda metropolitana. Okay. Ok, figo. Ok, in realtà quindi funziona lo stesso. Questa cosa già mi piace. Non dice che ci sono controindicazioni, quindi in realtà grazie, team Svelte. Tanto Svelte o Svelte? Io l'ho sempre sentito Svelte. Amici della chat che avete visto dei talk del creatore recentemente, eccetera, Svelte o Svelte? O magari in realtà pronuncia strana perché c'è il tipo che è di qualche paese con una lingua particolare. Quindi DOM event handler can have modified the data del behavior. For example, ok. Allora, sintassi discutibile.
La prima, dicono. La prima, però... Quindi svelta. Svelta. Ok. Vabbè, ah, interessante sta qua. Tipo, tutte queste robe qua mi ispirano tantissimo da vedere, perché spero che puoi farle tu custom. Aspetta, cosa fa questo? Mi sono un attimo perso. Praticamente li fai un pipe once, element handler funziona solamente una volta. Ah, e poi lo disattivo. Bello. Yes. This release for email, prevent default, ok, stop propagation, ok, vabbè, ok. Niente di roba che ti cambia la vita, però non fa manco schifo. Passive, prop scrolling, performance, on touch, ok, non passive, ok, questo è capture the bubbling, only trigger and fit target, ok, questo è anche interessante. Anzi, questo è molto interessante, perché a volte diventa una rottura di palle. Ah, puoi anche fare un chaining di queste cose qua. Però non ho mai detto la cosa che volevo sentirmi dire. Si possono fare custom. Speriamo che si possa. Se qualcuno lo sa, fateci sapere se si possono fare. Aspetta che andiamo a vedere come si chiamano. Ok, event modifiers. Certo, non che sia una cosa... Cioè, perché alla fine è la fiera. Cioè, qua, se ti prendi event, hai finito e c'hai l'evento che andresti a modificare. Quindi, sì, in effetti, averli custom non ti aiuterebbe chissà che. Component card, dispatch events. Già, mi intriga sta roba. Ok, dispatch, dispatcher. Altri dispatcher, metto di solito i... Ok. Ok. Create an event must be called when a component is distanciated. You can't do it later instead of set time out callback. Ok, vabbè, praticamente crei una funzione di dispatch che arriva da roba interna da svelta. Ok, quindi c'è tutto un sistema di... Cioè, alla Redux, comunque è una roba, un driven così built-in, che non dispiace. Ok, qua, ok, praticamente c'hai tipo un type, sì, quello che è, un type è un payload. Sì. Ok, beh, qua nessuno se lo cacca, ah no, se lo cacca qualcuno perché qualcuno lo sta ascoltando. È app svelto, vedi cosa c'è. Yeah, se lo sta- ok, on message, ok, questo bello. È simile ad Angular. Bello comunque come, sì, come cosa. Mi chiedo come funziona per tanti livelli di nesting. Cioè, se c'hai... Fanno un altro. C'è un altro file, no? Che si chiama render 2, uguale. Ok, allora, tanto... Vabbè... Inner e qua credo che... inner punto svelte, ok, inner questo è inner vediamo, no, in realtà sono un pirla perché non lo volevo qua, lo volevo dentro, file. Dentro questo. Quindi inner, c'è pure inner. Secondo me qua devi fare on message e poi gli fai rispondere con... Allora, sono tutti e due message, quindi... Eh sì, per il primo non fa niente, il secondo non fa niente, perché non lo... Ah, no, hai ragione. No, però... E qua dovresti però, fare... Però comunque viene dispacciato, cioè devi per forza dichiarare che qualcuno lo vuole usare. Eh sì. E cioè, non c'è messo un handler dentro, no? Quindi fare la stessa roba di lì. Però comunque, cioè, qua c'hai un padre che a un certo punto c'è qualcuno che ascolta un message, quindi mi aspettavo che questo fosse in grado di beccare anche questo qua. No, invece no, deve può. Essere per forza esplicito. Eh sì, ci sta, cioè, è normale, è quello che mi aspetterei. Io farei handler. Ma ci sta, perché... guarda, facciamo così, punto props punto handle message, perché illegal
perché così, yes. Esatto. Ok, così lo quindi... No, no, come no, cazzo no. Si chiama sta roba? Facciamo così. End all message. Ok. Ok. Però comunque, cioè, anche se si chiamano, quella roba lì non fa robe strane del tipo bubbling, che le chiama tutte e due. Cioè, alla fine della fiera... Ma perché non gliel'hai detto? Cioè, io per farlo chiamare tutte e due, io le avrei messo on message, che fa un end all message lì dentro, e questo end all message prende il messaggio e fa di nuovo il dispatch, no? Però con il messaggio che gli hai passato. Ma non è quello che vorrei. Cioè, vabbè. Beh, ma a me sembra normalissimo. Allora... Io sono abituato in Angular, funziona così, quindi per me è normale che funzioni così. Ok, quindi praticamente, cioè, questo tipo di comunicazione è sempre padre figlio, non puoi avere delle robe implicite in mezzo. È come quando il React, l'equivalente in React è quando gli passi una funzione di callback direttamente al figlio, e il figlio chiama la funzione di callback. È la stessa cosa. Ok, yes. Va bene, vabbè, però essendo una roba così ai venti, mi aspettavo che la sparasse su a tutti i padri finché qualcuno la intercettasse. Vabbè. E se voglio prendere tutti gli eventi? Riga dopo. Like, dopo mi verso, compone, si verso, dot bubble. Esattamente quello di cui stavamo parlando. If you want to listen to an event of some deep next component, the immediate component must forward the event. Ok. Butters now outer svelter, ok, quindi questo c'è outer che gli passa il message, che questo c'è solamente l'inner, esattamente quello che volevamo fare prima, a parte il fatto dell'override, ok, quindi, l'abbiamo anticipato. Oh, one way we could solve the problem is adding cioè, però è figa comunque come cosa, che leggiamo il coso, ci viene il dubbio, ma cazzo, però sarebbe bello capire che pam, vuol dire che è stato scritto bene da perché ha fatto il tutorial. Distinto the message events and create a... oh, ah ok, è come dicevi tu. Cioè, praticamente devi rifarti la stessa cosa. Ma mi chiedo come faccio a prendere tutti gli eventi, non solo ok, la terza lotta code write, ok, cioè, so code gives an equivalent shorthand and on message. Ah, ecco, bello. Ok, debitato, vale. Ah, però non è esattamente chiaro come funziona. Credo che sia semplicemente uno shortcut per fare il forward, no? Per fare, cioè, ti crei la funzione e fai not. Ah, ok, perché prendeva event detail. Ok. Sì. Quindi crea un end, cioè... crea un dispatcher. Quando questo riceve un message, lo ridispaccia uguale. Esatto. Okay. Sarebbe interessante magari andare a mutare questo, vedere se c'ha se puoi cambiarlo. Beh, immagino proprio di sì. E questo cambierai. Ah? Vai. No, ti restando a scrivere la logica. Domanda: la logica può essere tirata fuori in un JS o TS per essere testata? Non ho idea, perché in realtà non lo so, ma in realtà pure nel mondo view, cioè se fai una roba puoi esportare una roba da un file.view e utilizzarla da un'altra parte che non è un componente. Non lo so, credo che ti converrebbe fare una cosa intermedia del tipo crei cioè quello che hai suggerito, crei un c'è una roba che vuoi testare, la crei in un file JS, la testi in un file JS OTS, e poi la importi dentro il file.svelte. Sì. Immagino che, non so se puoi esportare direttamente da qua e leggerlo da un coso non svelte. Cioè, a livello di compilazione deve essere una bella rottura di palle, quindi non penso vale la pena. Tra l'altro vediamo se c'è svelte testing library. Secondo me era il clou dopo. Andiamo avanti. Ci giusto per... Ah, dai, un bel esempio, veloce. Fammi vedere un esempio. Docs. Niente, docs. Vabbè.
Senta, example. Allora, export right name. Ok, quindi lo fai comunque in un file Non lo dice. normale. Render. Ah, ok, perché tanto compila il file.svelte, Ah, compila ok. Ah, sì, è giusto, tu testi poi. È vero, tu testi quel e tira file. fuori nella classe. Tu testi quella classe, giusto, effettivamente. Va bene, figo. Event forwarding, abbiamo visto. Vabbè, già questa è una soluzione abbastanza elegante per il problema, devo dire. È un genere di. Cioè, dover fare per forza sta roba diventava una bella rottura di palle. Certo, non c'hai il fatto che i nomi dei cosi combacino, certo. È sempre un po' una stringa magica, del tipo qua faccio così, debuggare diventa un inferno. Hai ragione. Ok, unlike don. Ok, questo è quello che abbiamo appena fatto, perfetto. Bene, tra l'altro c'è un non so a che quanto. Ehi! Ma Minchia. veramente? Beh, speriamo che gli altri se ne accorti, perché sennò stiamo qua fino a cena. Vabbè, questo è comodo. Allora, event Questo è benissimo. working world from DOM element to we can get diciamo, please now ora non ho mica capito. Che senza che ti fai long click, tipo devi esportare fuori, no? Non click, ti fa un custom button, senza che te lo fai a mano, fai un click semplicemente e lo vede fuori, anche se quello è un bottone custom. Bello, Ah, ok. questo mi piace. Perché questo. Ok, ma non c'è niente da fare, non c'è da fare dispatch, non c'è da fare niente. No. Però, da parte che. Devi metterlo nel bottone, lo devi mettere tu. E che non l'ha messo. Ah, ok. Yes. Ok. Vabbè, infatti mi stavo chiedendo come fa, perché se non è per forza un bottone, non importa perché gli arriva un click. Ok, e se ce ne sono due? Stavo pensando prima, gli arriveranno Vabbè, due. alla fine della fiera è un evento di click. Aspetta, scommetto che il dopo come rinominare gli eventi, vuoi vedere? Ci sta, dai, questo ci sta tutto. Ok, no, non è così semplice di fare eventi custom così. Devi comunque di fare dispatch cose magiche. Vabbè, anche perché grazie al cazzo, è un click. Non saprei a cosa reagire o quando scatenarlo. Scusa, hai ragione. Eccolo, infatti. Ok, esagerato, data flow resulting top down. Se la ora c'è, la compone che si attacca with of an element. Ok, one way data flow, molto bene. Sometimes it's useful to break the rule, yes. Ok. Quindi questo cos'è? One way, giusto? O two way? Questo diventa two way, Ok. perché stai bindando Il valore, sì. sì, questo che potrebbe essere che potrebbe arrivare da giù o da su, non ti importa. Allora, the min does not will change but changes to the input value. Yes, two way data binding. Ok. Ciao, Angular 1! Mi eri mancato! Allora, bind value. Quindi, yes. Mi ricordo quando stavo facendo quel tutorial, il primo tutorial di Angular 1 e Firebase, che Three introducevano il three-way data binding, way, three way mi manca. in cui poteva cambiare sia dentro Firebase, sia dentro l'applicazione, sia dentro l'input. Ma ti immagino debuggare il three-way data binding, Madonna. cosa era? Effettivamente. Alla fine, cioè, robe del tipo fare le robe top down, one way data flow, cioè, Io anche Angular 1 l'ho saltato. non sono venuto fuori da seghe mentali di gente, cioè, ci siamo fatti veramente male a fare per anni certe cose. Io mentre Ok. facevo queste cose, io facevo C e mi facevo ancora più male di voi, probabilmente, però.
Ok, allora, in the DOM everything is a string. Ok, prego. Ok, grazie al cielo. Comodo. Ok. Che lì non va? Oh, cosa ho sbagliato? Ah, perché era un altro, era l'altro sopra. Ah, ok. Ah, è così. Ok. E questo? No, niente. Vabbè, cioè... vabbè, qua era per fare l'esempio di question. Sì, sì. Ok, check what's used for toggling. Ok. Ah, ok, quindi quel bin variable perché diventa value, ok, va bene. Quindi ah no, bind checked, yes, ok, if you have multiple inputs related to the same value bind group. Ok, infatti sto proprio pensando al radio button, al radio element, mutually exclusive, quindi... Ah, ok. Quindi... bind group... Ah, scusa. No, devi mettere l'alt. Ok. Ok, no, qua... No, no, niente, ragione. No, però c'è già qua. No, c'era già dopo. Il gruppo. Era quello che diceva. No, ok, ok. Allora. Sì, fammi che... resettare un attimo a vedere cosa succedeva prima. Perché okay. hai sovrascritto time. Ah, ok. No, ho refresciato proprio. Ok, perché... Cioè, adesso comunque li vedeva come tre separati, mm-hmm. Non permetteva di fare mutually exclusive. Quindi facendo così, okay. Ok, va bene. In this case, you can make the code simple by moving the checkout inputs into each block. Questo non l'ho mica capito. Ah, ok, ok. Ok, quindi posso riscrivo tre volte che tanto cambia solamente la stringa e vabbè, il valore adesso lo tiene uguale alla label, quindi ok, ora facciamo pure un bello show me, pam. Va bene, questo è cioè, quello che faresti con il map degli elementi in realtà. Mm-hmm. Ok, mi chiedevo il perché sta roba qua dovesse essere sta cosa qui. Cioè, se al posto di essere così è una cosa statica così, gli piace? Non credo, perché non è una variabile così occhio. The clarity value must be a JavaScript expression, yes. Queste cose qua sono proprio interessanti andare sotto a livello di compilatore a vedere cosa succede, che l'output non ti aiuta in nessun modo a capirlo, però è interessante. Il text element è simile a tua text input is spelt. Vabbè, quello che assolutamente uno si aspetta. Vuoi ottenere match and recalls via shorthand. Ah, ok, ok, interessante anche questo. Se c'è un solo cosa che si chiama value, ok. Io apri tool bind, non già si stare bene. We can assume bind value is select, quindi bind value selected, on change. Ok, vabbè, questo è molto quello che mi sarei aspettato. Note the option value are object related and strings. Ah, questo non ci ho fatto caso. Adesso va che? Ok. Ma dov'è?
Value. Ah, beh, questo è fico, che li passa l'oggetto intero senza doverli. Ma no, scusa, vai giù. Sì, questions. Sì. Question as questions. Cioè, questions as questions. Cioè, la singola question gliela sbatti dritta al Ah, ok. posto di andare a prenderti l'ID, eccetera, eccetera. Vabbè, ma anche React in Angola può essere così. Ma non c'è l'uguaglianza perché c'è questa idea. A parte che poi dentro farà degli stringify strani, chissà cosa succede. Sicuro. Oppure vede, oppure si prende in automatico l'ID. Oppure fa l'hash. Lo so. Ok. Because we haven't set any chain value, select any bin will set the default value. Facendo delle automatiche. Ok, questo sì. Giusto. Sì, qua dice, cioè guarda che il primo, te lo facciamo vedere perché è il primo, ma occhio che non è valorizzato. Ok, select multiple. Select a multiple in which we populate an array and select a single value. È carino che... Che te lo faccia fare così. Ok, No, aspetta, non ho capito. puoi selezionare più di uno. Cioè, il fatto che è un multiple, Ok. Clevers lo gestisce già che è un array e non per forza Ok, che è un singolo ok, valore. Non so, amici della chat, che ne dite per ora? Io comunque lo trovo abbastanza interessante da poterci. Cioè, la prossima volta che mi viene, cioè, ho bisogno di fare qualche UI del cacchio per qualche progettino al volo, sono curioso di vedere, ok. La proviamo. di vedere Developer Experience. Ma io infatti vi dico, quasi quasi per quel progettino che sto facendo mo lo provo, dato che devo fare un'interfaccia grafica, ci sta. Anche perché, cioè, se si usi, cioè, se anche per i progetti così ti metti a fare tutte le robe uguali che fai il lavoro, dopo un po' ti spari. Infatti. Già. In realtà volevo provare più, però dato che ci siamo. Ok. Elements with a content developed through Atmos, support text content and HTML bindings. Ok. Allora, il content editable è sempre stato un palo nel culo da fare. Non Quindi libri. qua. Ok, vediamo cosa è cambiato. Ho fatto bind HTML. Non ho mica capito. Allora. Mi sa che il div, ah, ok, no, il div suo è quello dove stai facendo contento di tubo. E poi Allora, sotto ti fa. quanto è editable, così puoi scrivere dentro la div. Ok, e lì ci Esatto. siamo. Poi fa il Bind mount. l'intero HTML che diventa. E poi, fa il pre e poi la stampa sotto, semplicemente. Vedi che c'è un pre sotto. Ah, ok. Vai. Come stringozzo, tra l'altro. Quindi. Esatto. Sì. Ok. No, aspetta un attimo, mi sono perso dove fa la concatenazione. In che Ah, non c'è senso? concatenazione, no, niente, cioè, lascia stare. You can have a bind to property inside an each block. Bind, ok, vediamo, to-dos, fa un loop. Quindi bind checked, che però è di questo, che comunque è una referenza di quest'altro, di quello. Not that interact with the input only, you mutate the array. If you prefer to work with immutable data, you should avoid this binding and use event handlers instead. Allora, vabbè, tanto se è roba privata, chi se ne frega. Se è roba che ti arriva da prop, in effetti, modificarla in place è un po' da zozzone. Grazie.
Però comunque, beh, diciamo che non mi sarei neanche posto il problema, se devo essere sincero. Sì. Cioè, è quello che mi sarei aspettato senza vedermelo scritto. Mi sarei aspettato che funzionava in questo modo. Ah, bello che se cambi puoi anche ritornare indietro. Bello. Tanto, cazzo, carino come elemento, l'input e il checkbox assieme così. Aspetta, voglio vedere un attimo. Console.log items no, to-dos, voglio vedere se me li logga quando li cambio. Clear. Yes. Che qua sarebbe carino capire, li cambia tutti, li cambia nessuno, li cambia, boh, cosa succede? Boh. The audio and video have several properties you can bind to. Qua fa la magia, cose strane, così occhio. Ok, bind current time. Ah, bello. Okay. Cos'è che fa questo? Ok. È come quell'altro che abbiamo visto di value. Sì. Man pesa pesa. Ok, vabbè, qua prende una roba e cioè, lo rende tutto controlled. Diciamo. Oh, no, io concludo il video. Ah, figo che lo fai veramente in pochissimo. Sì, certo, sta roba qua sarebbero class variable o hook, eccetera, eccetera. Mi sa che devo ingrandire un po' per vedere qualcosa. Intanto, sì. Ah, stavo dicendo, non va in pausa, giustamente non c'erano i binding attaccati, quindi. Ah, ok. Ok, quindi. Refresh me. Video, infatti, pam. Esatto. Click away to end. Ok. Tanto perché sta roba qua? Cioè, è dentro una stringa. Ah, ok, sempre per il coso di prima che è in grado di fare. Almeno non lo so. Non so se può fare ottimizzazione o meno di robe del genere. diceva che era uguale, no? Che non cambiava nulla. Lo diceva per le funzioni, quindi Ah. non so se è vero anche per questo. Ok, Ciao, Lorenzo ci Lorenzo. saluta. Ciao, buona Grazie. domenica. Vabbè, tanto poi Tanto chi vuole poi. andare, a parte che nessuno può andare a farsi una bella camminata. E, vabbè, Beh, tanto nessuno a Milano, non tutti sono in zona rossa, eh. Infatti. quindi tanto rimane registrato. Allora, video additional. Vabbè, qua sono tutte comunque cose. Cioè, sono degli esempi carini, però sono comunque cose che si basano già su tutte le robe che abbiamo già visto. Sì. Every block level element, client with. Questa è figa. Questa è figa. Ah, figli. Allora. Questo vuol dire che la puoi vedere oppure che la puoi anche modificare runtime? E infatti a me, io voglio dire, se è il contrario, se aumenta per lo spazio che è, ok, E no. fai, no, devi fare sempre Ah, show beh, me. giusto, 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 giusto. Allora, ti sbaglia ridonni, change the behavior, won't have any effect. Element non means you use a technique similar to this one. Diciamo che questo finisce in pocket da leggere un altro giorno. Display inline element che non mi measured. Ok, allora vediamo. Boom. Vediamo cosa è cambiato. È cambiato bind di quelle cose lì. Ok,
Bello. Lei scrive qualcosa. Eh sì, cambia sia da una parte che dall'altra. Cosa fa a quel resize? Allora. Se ci sarà, vai su, vai su, vai su, vai su. Vedi quel size. Aspetta, aspetta, allora questo V e cosa cambia? Questi sono bindati value. E dov'è che viene cambiato quel. Ah no, ma size sarà la dimensione della font size. No. Sì, vedi, niente, niente, era più stupido. Io pensavo che cambiava direttamente V e Cambia VH. H. No, VH cambia. vengono cambiati da questo in base alla grandezza di quello sotto, tra Sì. cui il fatto che lo faccia anche. Cioè, sto slider qua cosa cambia? Il CSS? Sì, cambia il CSS. No, io pensavo che lo Dai. slider cambiava l'H. E se vedi, c'ha un style, è inline, c'è un inline style. Però non cambia il CSS, aspetta. Sto slider qua Cambia cambia. quello span style, guarda, riga Sides. 20. Ah, non l'avevo visto. Io invece pensavo che cambiasse la V o l'H, anche quello. No, però no, è più bello che così, perché tutte le cose che cambiano V e H. Te le vedi subito. Yes. Sì, cioè di solito dovresti fare i giri con la ref, get client rect, tutta questa roba qua. Ah, non c'ho carina sta cosa. Specialmente se devi fare robe, che ne so, testo che si autoscala in base allo spazio disponibile. Carino. There is only this bindings apply to every element and allow you to obtain a reference to the rendered elements. Ok. Ok. Bind this, ok, quindi è la ref, quindi binda questo sulla variabile canvas, esattamente la ref di React. Note the value of canvas will be undefined. Mi sembra giusto, so you put the logic inside onMount, ok. OutMount importato da Svelte, che è mount di tutto il componente intero. Bene. Quindi onMount di quella roba lì fa partire. Cioè, riesce a referenziare Canvas che c'è questo qua. Ok, Ma da dove la figo. prende? Cioè, Cosa? c'è Diz si chiama poi, on mount, dove prende Diz? Canvas. Cioè, questo praticamente binda questo elemento qua Ah, ok, ho capito, ho dentro capito. la variabile Canvas, Sì, che è scusa. dichiarata qua. Hai ragione. Ok, tra l'altro vediamo cosa succede. Cioè, che di che tipo è. Ok, prende fuoco giustamente. Quindi, e se fosse una roba che parte da un'altra roba? Rifà un override. Mi Ok, se fosse una roba completamente che non c'entra una sega, rifà fanno, tanto farà un un cambio. override lo stesso. Insomma. E con TypeScript sarebbe carino da Vediamo se c'è TypeScript di qua. Mamma mia, quanta roba! Mi sa che sta roba qua diventa una puntata vedere. Cinque divisa. puntate. Sì. No, dai, siamo arrivati a 7 su 19. Però vabbè, alcune saranno esempi molto complessi per far vedere tanta roba. Però, dai, alla fine, siamo già un'ora e mezza. Quindi direi, dai, facciamo questo e poi chiudiamo per oggi. Vai, vai. Allora, veramente interessante. Cioè, per dirti, l'idea di andare avanti settimana prossima mi ispira. Tra No, l'altro, è vediamo interessante. di cosa parleremo. La prossima settimana parleremo di global state, di animazioni, transizioni. Ah, slot è tipo per fare. Beh, immagino sia tipo i custom element, cioè i children, per Ah, referenziare ok. children. Slot. Sì, è una roba.
Le custom element funzionano così, quei template. Svelte cell, svelte window. Oh, c'è tanta carne al fuoco, ti dirò, sono abbastanza gasato da poter andare avanti anche la settimana prossima a fare questo. Dai, dai, ci sta, ci sta. Quindi... Sì, sì, però dai, anche, anche gli amici della chat, sta a voi decidere se aspettarci, andare a esplorare per i fatti vostri e poi punirci quando sbagliamo. Ok, just as you bind a property to DOM, you can bind to component props. Can bind a value property to skipad. Ok, non ho esattamente capito. You bind the value. Ok, però che sono due cose diverse. Allora, when the user interacts with the keypad, the value of pin in the panel is immediately updated. Ok, però qua mi aspetto che questo export value. Ok. Vabbè, niente di strano, però, scusa. Cioè, se questo viene esportato... Cioè, questo modifica internamente value e fa cose. E poi select che cosa fa? Questo... Cioè, adesso guarda. Ah, adesso, ok, ho capito, Bind value uguale pin. Quindi, cioè, quando quello sotto cambia, questo è bindato al value. Cioè, il value esportato è bindato a pin, quindi è giusto che si trova qui. Vabbè, ok. Questo component by spanning it can be difficult to track the flow of the data around if you have too many of them. E infatti ha ragione, no. Fatelo, ma occhio che vi farete del male da soli. Comunque, vediamo un attimo come è gestita sta cosa. Vabbè, sta roba qua del clear e submit sono tutte robe gestite interne. Fate ok, disabled se non c'è il valore, un click clear, un clear submit. Vabbè, che faranno? Resetteranno la value a zero, yes. Ok, sta, quindi dispatch di prima, perché quindi sopra c'è un on submit, yes. E... Ok, vabbè. Dai, facciamone un altro, dai. Facciamo un altro, dai. Facciamo l'ultimo capitolino. Cioè, facciamo questi qua di life cycle. Allora. Qual è? Ah, life cycle. Every component has a life cycle that starts when it is created and when it is destroyed. Ok. The while you must fare quelli on mount. After the component is first rendered to the DOM. Ok. Che era quello che avevamo visto prima, no? Sì. Ok. Intanto già vedo una cosa carina che in React maledetti non ce lo fanno fare. E in React non so perché non puoi fare gli async così, boh. Non capisco. Eh? Però beh, strane dentro. Cioè, React non puoi fare questo, ti generi la funzione. Sì, ti genera la funzione. E poi la runni. E in effetti questo è più carino. Però lo devo scrivere dentro scripts. Allora, quindi, on mount, sync, quella roba lì, poi photos uguale await rest json. Ok. Ok, questo aspetta o okay, non mount, e poi gli arriva? Immagino dipende da come lo fai tu. Hai ragione. Cioè, alla fine, sì, hai ragione. Quando fai mount, parte la chiamata, eh? Quindi il valore è vuoto finché non gli arriva. Penso che se tu l'avrappi in un await coso, adesso vediamo. Minchia, così proprio. It is going to be fetching on mount rather than at the top level of the script. Because I said rendering. Ok. It is going to destroy. Vabbè. Ok, vabbè, uguale a React, sta roba qua. Sì. A cycle function must be called while the component is initializing. E ci sta. Attenzione, set them out, ok. Ok, anche questo come il come React, lo use effect, che ritorna una funzione di cleanup. Mm-hmm.
Aspetta, torniamo indietro, vediamo un pochino meglio. Ok, H4. Quell'else. Ok, se no. Ah, Ah, se è chi è? vuoto. Se vuoto ti fare. Chi è che c'è una cosa così? Forse è Rust, c'è una sintassi di questo tipo. Non so, però bello che gestisce un array vuoto come per fare lì i first. Questo è veramente bello. Bello, 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 bello. E se non avessimo voluto fare questo? Se avessimo voluto fare await questa roba qua, chi si ricorda come si fa? Cioè, voglio andarlo a vedere. Devi farlo diventare una promise, mi sa. Cioè, invece di fare la wait di quello, di quella funzione, gli setti la promise. E a Not questo punto today. lo troveremo nel mount. Ok, allora, to run call when a call is destroyed, use on destroy. Ok, quindi un interval, set interval, ok, clear interval and destroy. Ok. Ah, ok, carina, sta cosa funziona come i custom hook di React, che in realtà puoi esternalizzarli e importarli utilizzando queste cose qua. Quindi Aspetta, io sto cercando. è come custom hook di React, che puoi esportarlo e ce l'hai con una interfaccia più comoda. No, stavo cercando di capire dov'è che avevo visto quel for con un else, ed è in Python, non è in Rust. In Python puoi fare la stessa roba. Figo. Ok, place, ecco. Ok, andiamo avanti. Before update, after update. Beh, gli hanno dato pure dei nomi belli carini. For differential work. Before the node updated e after updated. Ho Ok. messo subito nuovo. Vabbè. So doing things improperly. React ci sono ste assegno. Usi lo use effect e decidi tu. Però c'è cioè, proprio un mental model diverso. Cioè lì dici, ok, applichiamo un side effect su un evento di cambiamento di qualcosa. Ok, at least the chat is annoying to use because you have to keep scrolling the chat, let's fix that. Ok. Quindi. Allora, vediamo cosa fa. Autoscroll uguale. Vabbè, div cosa ci avrà? C'è un bind this, una roba del genere? Yes, bind this deep. Quindi riesco ad andare a prenderla, quindi di offset scroll top. Ok, non mi è chiarissimo perché non lo fa Perché lo fa prima e sufficientemente. dopo? Boh. We run before the component has mounted, so we need to check the XSON diff before reading its property. Sì, non mi è chiarissimo. Boh, adesso vediamo per cosa succede? Ok. Boh, secondo me puoi fare la stessa cosa forse tutte e due Cioè, da un senza. parte. Ma Cioè, senza. sarà una questione di dimensioni, sai? No, così non puoi, perché devi fare resize. Cioè, non il resize, devi ricalcolare la dimensione. Ah, Probabilmente ok. perché se lo fai dopo, boh, ti va troppo in alto, troppo in basso, sai, ecco. Ah, sai cosa? Perché vedi che c'è tre puntini? Se ti viene roba multilinea, magari su tante linee, poi devi ricalcolarlo. Eh sì. Perché rischia che magari te lo fa vedere così. The tick function, I like that, second message that you can call it anytime. Ritorna a promise, risolve. Non è pending stage change, ok. Ok,
tick, quindi Aspetta, ok. quando è che risolve? Scusa, non ho detto tutto. Quando viene fatto un cambiamento Ah, al DOM. ok. Quindi tu dici aspetta finché non mi cambi il nome. Sì, o magari tipo use layout effect. Yes, roba dei microtask, ok, quindi anche, ok, ha senso che si chiama tick perché è tutta la questione dell'event loop che capisce quando è il prossimo giro di event loop a cui eseguire questa roba. Ok, non mi è chiarissimo una casistica in cui è utile, adesso vediamo. Ah, ok. Immagina anche questioni in cui devi fare focus di un elemento che non è stato ancora creato, roba del genere. Aspetti il tick. Quindi, this che minchia è this qua? Cioè, this selection. Non so. Ok. Value selection. Andiamo. Ah, this undefined. Lascia qualcosa. Slice on test, say test, token. Ah, aspetta, perché era this dentro una funzione. Ma dici che si riferisce alla Alla funzione? funzione stessa. Ah, giusto. Allora. Ok, quindi vediamo cosa succede. Succede che quando fai key down di quello, proprio. Ok, la referenza all'elemento praticamente. Cazzo, ma mi viene il dubbio di andare a fare in JavaScript, è una roba normale. Sì, ma io lo so. Boh, però non sto capendo. Not be cloned, vabbè, che palle. Ah, open up tools to sit. Ok, quindi. Yes, referenza alla textarea. E dalla textarea si legge questi valori. Poi li usa. Poi il fatto che deve aspettare il tick non è chiarissimo in questo caso. Però adesso cazzo, mi viene il dubbio di ma una roba normale in JavaScript l'event handler il this di quella di event handler ma referenza all'elemento ci ho mai fatto No. caso di una roba del genere anche perché sennò non staremmo a fare tutte le volte event target No, ma in teoria eccetera, no. Cioè, penso sia lì. una roba sua. Sì. Sì. Di svelto. Ma non è che dice semplicemente una variabile che c'è su, è che ha fatto un bind. Così. No, ok. Boh. Andiamo, infatti facciamo. Questo che Ah, non c'è il aspetta, 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 aspetta però, fai di nuovo il console Aspetta. Infatti qua si rompe perché
Non c'ha No, diso. ma sai che cos'è? Il diso dell'oggetto che Svelte ti crea, sicuramente. Cioè, fai il console log di prima. Ma farà, guarda, ma farà una roba del genere. Farà tipo coso, apply, adesso non mi ricordo se apply o bind, farà così e gli Sì, darà la referenza dell'oggetto. ma quel diso secondo me non è semplicemente che qua c'è un oggetto vuoto, cioè mettici un altro tag HTML sotto. Lì Dove? c'è solo una text area, no? Mettici tipo un T, quello che vuoi. Ok, adesso fai il console log di diso e secondo me ti stampa sia text area che quel T, così. A occhio. Non lo so, eh. No, Guarda. perché qua, cioè, legge proprio value di questa roba qui, eh. Quindi deve per forza referenziare l'elemento a cui è bindato questo event handler. Dice. Per forza, perché sennò non puoi. Ah, no, pensavo che fosse il text. Ok, scusami, pensavo che fosse text, cioè che value fosse in realtà quel text lì. Ah, no, hai ragione tu. Oh, interessante. Comunque dai, siamo fatti più di un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, però super interessante. In realtà pensavo che il tutorial durava 20 minuti, in realtà c'è un Vabbè. po' di roba interessante. Andiamo avanti settimana prossima. Sì. Sono molto curioso di vedere la parte di state management e la parte di TypeScript proprio per sapere quanto funziona bene come tooling. No, Comunque, dai, beh, adesso sono curioso di interessante. provarlo. Dai, grazie a chi ci ha fatto compagnia e alla prossima settimana. Sì, ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Ciao, ciao.